sbagliato la domenica, o il mercoledì o il giovedì quando giocate. Questo è importante. E perché vi dico questa cosa? Perché è determinante il ruolo dell'allenatore. È determinante. Cioè non pensiamo che ci sia il talento. Talento non c'è, non c'è il talento. Non è una frase che vi sto dando come provocazione. Il talento va allenato. Non basta il talento che va allenato da un giocatore. Va allenato da noi. E ci sono dei gesti tecnici della domenica di un giocatore, piuttosto che del mercoledì, del giovedì dei ragazzini, che sono frutto di allenamento. Non è frutto del talento del giocatore. È frutto di quello che noi gli proponiamo nostre sedute di allenamento, che non sono sedute di allenamento occasionali dove uno arriva, sta col cellulare, cazzeggiata la sera e poi va in mezzo al campo e si inventa quello che deve fare, che poi ci incazziamo con i giocatori la domenica o il martedì o il mercoledì, perché io grazie a Dio ho la fortuna di andare a vedere tantissime partite di sedute di giovani di Abruzzo e adesso qua, vi posso assicurare che se io vado a un ragazzino per una partita di giornata a cui viene chiesto a questo ragazzino corri, fai contropiede, fai contropiede, fai contropiede, se io a quel ragazzino gli vado a chiedere che cos'è il contropiede, quello non lo sa, quello non lo sa. E di chi è la colpa? Nostra, perché non gli abbiamo detto che cos'è il contropiede, perché spendiamo molto tempo a fare altro piuttosto che metterci in palestra e lavorare, perché se vogliamo dare dignità al ruolo della ce la dobbiamo meritare, ce la dobbiamo conquistare, dobbiamo stare in campo e sudare. Quindi è importante questa cosa. Perciò ho detto che fantastico, c'è bisogno anche del supporto tecnico, se no parliamo di lavoro integrale, aspetto tecnico, fisico e mentale. Ci riempiamo la bocca con questa cosa. Poi quello che metto a campo non lo facciamo, perché stiamo lì. Perché vi dico il lavoro dell'allenatore che è importante? Perché parlando con Giovanni su come lavorare su questa lezione, io quest'anno ho avuto la fortuna di fare il capo istruttore a un corso nazionale di istruttore settore giovanile, quindi ho avuto la fortuna di poter studiare e lavorare sulle varie fasce di età del settore giovanile e provare a dare un'idea di programmazione. E allora io dicevo, secondo me quello che mi hai chiesto di creare un sistema adatto per attacco la zona e attacco la moto, lo possiamo scendere sul lavoro da fare per creare un giocatore, per creare una squadra, per creare un sistema, perché sono tutti parlano di sistema, nel mio sistema, nel mio sistema, nel mio sistema, ma che cos'è il sistema? Cioè, che cos'è? È il file di tutto il lavoro che uno fa, di quello che ci metti dentro un file, di un contenitore, e il contenitore è fatto di strumenti tecnici. Si vedono squadre under 13 che attaccano col pick and roll, si vedono squadre under 14 che attaccano con la lavorazione di un po' di quel PD. Ma che roba è? È impossibile. Noi però ci arrabbiamo se la squadra avversaria ci fa il sole. Ma perché guardiamo quello che fa? È un momento di confronto, di confronto è un momento di crescita per i propri giocatori, se quella squadra è in panzone. Ma forse è un momento, accusiamo gli altri, perché forse è un momento di debolezza nostra, perché non sappiamo far giocare la nostra squadra, perché attacchiamo quel pick and roll under 13, 14, 15, che è impossibile. È impossibile attaccare quel pick and roll. È impossibile. Perché attaccare con i piccaroli significa saper giocare un contro uno con palla, uno contro uno senza palla, saper fare collaborazioni semplici, saper giocare dai guardi,
l'obiettivo, perché tutti parliamo, ci rendiamo spesso la bocca di creare giocatori autonomi, responsabili e collaborativi. Questo è il diktat, creare giocatori autonomi, responsabili e collaborativi. Però noi li comandiamo come le PlayStation. Vogliamo creare un giocatore autonomo, collaborativo, responsabile e poi under 13, under 14, torna 2, 5, quella PlayStation. Io me la compro, mi metto sul mio divano e ci giuro, comando io. Non è creare un giocatore autonomo che possa decidere quello che deve fare. Se io a questo giocatore non gli do gli strumenti tecnici, tattici, fisici e mentali che gli possono permettere di giocare a pallacanestro. Questo, secondo me, deve essere l'obiettivo. Quindi io credo che non esiste un sistema per giocare contro la uomo o un sistema per giocare contro la zona, non esiste. Io direi la mia transizione offensiva è lo stesso gioco che gioco contro la zona, lo stesso. Cosa cambia? Se io faccio un attacco contro la uomo o faccio un attacco contro la zona, cosa cambia? Sappiamo che cosa cambia, che cos'è una difesa uomo, che cos'è una difesa zona. Se no, come faccio a costruire qualcosa se non so i principi sui quali devo costruire? Attacco a uomo, la difesa uomo, marca uomo, la difesa zona, marca a palla. Le difese attuali piuttosto che essere difese aggressive, ormai non si difende più in guardia chiusa, ma si difende molto in guardia aperta, giusto? Sì. Quindi se le difese sono più contenitive rispetto ad essere più aggressive come si diceva prima, perché questo ormai si vede dalla Serie A, dalle colleghe, fino a livello giovanile, no? Fino a livello giovanile. Perché c'è poi a livello giovanile c'è la speculazione per vincere. Sto dentro, tirate. Quindi, se siamo tutti d'accordo che c'è questa cosa, perché non ci ragioniamo su questo che potrebbe essere una, questa che potrebbe essere una difficoltà? Piuttosto che dire già come difende la zona. Noi dobbiamo dare parte ai nostri, che è il ruolo dell'allenatore, quello di aiutare i nostri giocatori a risolvere il problema. Questo è il nostro obiettivo. A livello del 14, under 16, under 18, under 20, senior, gli strumenti per prendere vantaggio è l'uno contro uno con palla e uno contro uno senza palla. Non ci stanno altri strumenti, non ci sono altri strumenti. Uno contro uno con palla significa da partenza o da palleggio, uno contro uno senza palla significa i tagli. È chiaro? Gli strumenti per mantenere il vantaggio, che sia chiaro, e il passaggio, mantiene, non prende, mantiene il vantaggio. Quanto tempo dedichiamo a l'uno contro uno con palla rispetto all'uno contro uno senza palla e il passaggio? Quanto tempo gli dedichiamo? Io non ho la risposta, sarà dentro di sé. Io però se vado a vedere le partite vedo le corse della palla, le corse della palla.
che l'allenamento è lo specchio della partita, giusto? Che diciamo per questa cosa, vuol dire che l'allenamento facciamo quello. Poi però si giochi in 5, c'è una palla, ci devono essere 4 giocatori che collaborano con la palla, che ce n'è una. Quindi poi dobbiamo essere bravi a giocare, a fare dei tagli, a mantenere dei vantaggi. Il lavoro che abbiamo fatto, Camillo, quello di mantenere, di stare, di creare degli angoli, di stare bassi, piegati, di stare piegati, è decisivo nel gioco. Quanti giocatori non fanno la carriera? Questo che cos'è?
doppio pick and roll out. Perché non è abituato a guardare.
perché guardo i suoi occhi e ho chiesto un esercizio sul guardare, perché Giovanni mi ha chiesto una costruzione di un sistema sulle letture, giusto? Quindi le letture, parliamo di scelta, parliamo di tattica, non strategia, tattica, tattica, la tattica è la scelta. Quindi uno per scegliere deve guardare. E se io mi metto qua dietro, quando questo fa questo esercizio, io non gli vedo gli occhi. E se io non gli vedo gli occhi, come faccio a correggere lui? Su che cosa lo correggo? Se non l'ho visto, qual è il suo errore? Mi metto qui, mi guardo, i suoi occhi dove vanno? Se vanno qui o vanno lì? Guardare perché lui va tutto. Chiaro? Stiamo lavorando su mantenere vantaggio, non sul freddo. Stiamo lavorando su mantenere vantaggio, perché è la cosa più difficile sulle costruzioni di squadra. Ma noi non ci lavoriamo mai, perché tanto noi è prendere, mantenere e concretizzare alla palla. Poi però gli chiediamo di collaborare con il passato. Perché anche quando costruiamo le squadre, vogliamo costruire delle squadre collaborative. Quindi l'unico strumento di collaborazione è il passaggio. E noi non lo alleniamo. Ok, quindi, vista questa cosa, siamo...
sempre per attaccare la bocca, che è un due mani sopra la pelle, sopra la testa, con un arresto rapido. È l'unico passaggio che si può fare contro la zona per ribaltare il tavolo. Quindi se io non l'ho allenato, io non posso attaccare la zona. Mai. Quindi sono gli strumenti tecnici quelli che ci permettono di poter giocare a pallacanestro. E perché due mani sopra la testa? Perché due mani sopra la testa? Contro la zona, quali sono i giocatori che fanno il battamento? Due più due. Quindi se io gli insegno a giocare con la palla sulla testa, sulla prima linea della zona, ci sono quelli più piccoli, i passaggi sono tutti aperti perché passano dall'alto verso il basso, e quelli sono d'alto, sono lunghi e quelli sono piccoli. Però se non alleno il dettaglio, rimane la testa alla prima, fanno un passaggio e poi vanno sulla testa, non riesco a giocare. Non riuscirò mai a giocare sulle letture, perché queste sono le letture. Vi mettete 5 piani d'attacco e 5 colorati di peso. Vai, metti la palla sopra. Thank you.
che tutti chiedete dei vostri attacchi alla zona, tutti quanti chiedete di ribaltare la palla con un passaggio schietto, giusto? Questo io devo fare. Qual è il principio di un attacco alla zona? Creare un sovrannumero. Questo è il principio dell'attacco alla zona. Creare un sovrannumero da un lato. Ci siamo? Quindi creare più attaccanti che difensori. Giusto? Bye.
Questo passaggio contro la uomo
che passaggio è? Dove attiene? Contro la uomo? Sulla mano? Contro la zona? Sulla mano interna? Perché la mano di Dio. Quindi io devo allenare che se sto giocando contro la squadra che fa zona, questo è il passaggio. Se sto giocando contro la squadra che sta a zona, sta a volo, è questo. Wow. E il secondo giocatore che corre prova a giocare come
sempre nel settore giovanile per prima arrivare alle prime squadre, ecco che arriva il pick and roll. Under 20 in una programmazione, under 20 il pick and roll di squadra. Che migliorano la prestazione che io vado alla partita.
per migliorare il gioco. No, ho
lo fa l'Armani Jeans, come fate voi a non farlo? Se ci riescono loro, perché non lo fate voi? Perché questa è un'altra cosa che non c'è. Questo gioco lo fa l'Armani Jeans, perché non lo fate voi? E accusiamoci da noi. Ma dobbiamo intervenire sugli strumenti tecnici, cambi di velocità, i cambi di direzione, i passaggi, i palleggi, la gestione del contatto. Grazie.
fatto di dilatare gli spazi. Ma se io quello gli ho insegnato a giocare senza la palla, quello è uno spazio, mi dato da solo. Quindi va bene. Costretto lui! Non lo c'è. E passo qua! Vengo a bloccare! Qui! Non qui! Controllo. Qui! Tu stringi l'angolo! Qui non va! Guarda! Vieni tu! Vieni tu! Vai tu! Dire
ma ciò deve essere una squadra evoluta, è una cazzata. Ciò una squadra evoluta non lo posso fare, ma posso anticipare di un anno, ma non posso portare delle cose complesse quando non ci sono schemi motori. Una stabilizzazione degli aspetti tecnici. Non le posso fare le cose che fanno per creare, ma noi dobbiamo tenere presente la programmazione di quello che dobbiamo fare nei confronti dei ragazzi. Io prima ho detto all'inizio dell'intervento che noi allenatori abbiamo un grande responsabilità, che è quella di non di allenare e di far crescere i nostri giocatori. Io ho fatto l'esempio del talento, che noi li possiamo allenare, noi possiamo allenarli, noi possiamo allenarli. Questo lo dice sempre Andrea Capobianco, mi permetto di poterlo ridire, ma vedere Stone che fa un passaggio baseball su un canestro colpito da qui a lì, e quello fa un terzo tempo, quello non è talento, quello non è talento di Stone, quello è qualcuno che ci ha lavorato e gli ha insegnato il passaggio baseball, non c'è niente di talento. Però noi ci vediamo, quello c'è talento, ma Stone è luce, sono un periodo che era con più talento in Italia, ma quello è allenato a fare un passaggio peso, quindi non confondiamo queste cose. I giocatori vanno allenati e vanno responsabilizzati a qualsiasi grado lo hanno, vanno responsabilizzati, perché se il modello è giocatore autonomo, responsabile e collaborativo, vanno allenati ad essere delle persone autonome, responsabili e collaborative. Come si possono fare? L'autonomia è che devono imparare a giocare, devono conoscere il gioco, non li possiamo portare come le specie. Responsabili significa che se stai a guardare solo e non segni, non è vero che è giusto che tiri, perché non sei responsabile, perché fai perdere la vostra. Questa è coerenza, puoi fare altro, un taglio se sei al 14, un blocco se sei al 16. Prima squadra, troppo flair, quello che vuoi. Questo è avere un senso di responsabilità. Però io devo dare che il ragazzino che sbaglia da lì, da solo, lì, fa 0 su 10, e noi siamo allenatori che diciamo che lavoriamo in maniera integrata, con l'aspetto tecnico, fisico e mentale. Secondo voi, uno che fa 0 su 10 e noi gli diciamo bravo, via, sotto l'aspetto mentale non stiamo aiutando? Secondo me lo sono massacrato. Massacrato. Allora vedete che siamo importanti, siamo importanti, ma veramente tanto importanti. Però se non ci crediamo noi che siamo importanti, loro non ci danno il giusto rispetto, non ce lo danno il giusto rispetto. Dobbiamo essere bravi a far capire che noi subiamo insieme a loro, che ci impegniamo insieme a loro, che non improvvisiamo, che non andiamo in palestra che siamo un'idea di quello che dobbiamo fare. Questo è importante, questo fa parte dell'essere allenatore, di uno che si prende cura dei propri giocatori, e a maggior ragione se sono ragazzi bisogna prendersene cura, non insultarlo, non mandarli a cagare, perché già ci lasciando poco.
ce ne stanno pochi, sono quelli bravi come ancora di meno, che è una percentuale. Forza a noi. Sta a noi essere anche responsabili a livello educativo. Perché dopo vai a vedere le partite e si sentono allenatori che non ti dicono quello che faccio un allenatore, senza sapere perché è quello che fanno scelta. Poi andiamo nello spogliatoio e pretendiamo che i ragazzi siano educati. A cosa? Allo sport? Perché? A che cosa possono essere educati? Se a volte facciamo gli ultras. Non è giusto. Non fa parte della dignità dell'essere. Allora dobbiamo smetterla di fare la politica e per nascondere le magagne proprie da usare gli altri, ma quello fa quello, pensiamo a quello che facciamo noi. Non lo so, io ho pensato di costruirla così la lezione, non vi volevo far vedere gli attacchi, perché tanto non ha senso far vedere gli attacchi, ma volevo farvi passare il messaggio che la cosa complessa diventa semplice se andiamo a lavorare in profondità sui dettagli, e i dettagli sono la tecnica individuale, e la tecnica individuale noi la dobbiamo conoscere, la dobbiamo studiare e la dobbiamo trasmettere ai nostri giocatori, perché se i giocatori non sanno fare un cambio di direzione, un cambio di velocità, un tiro in allontanamento, un arresto in allontanamento piuttosto che in avvicinamento, non hanno la capacità di scegliere e fare un passaggio con le mani sulla testa, con la mano laterale o con una mirata piuttosto che una partenza spagnola o una partenza reverse o una partenza incrociata, come fanno ad attaccare un uomo in zona? Allora, giocano non per concetti, ma per casistiche. E se le squadre vengono allenate per casistiche, quando sul gioco con un lato una squadra di salta zona, tu perdi. Perché i giocatori stanno un po' di aspettare quello che deve succedere. Se invece tu hai dei concetti, i giocatori sanno leggere se c'è uno spazio occupato piuttosto che un altro spazio. Sanno leggere che se stanno giocando a un uomo devono bloccare il compagno, il difensore del compagno. Se stanno difendendo la zona, perché sanno che cosa è una difesa buona, che cosa è una difesa. Era questa l'idea che volevo far passare, non so se ci sono riuscito, penso che non ci siano domande perché sono fresco, perché è tardi, quindi se ci sono vengo le piedi, se no buona stagione a tutti.
Yeah.